Salve amici, ci troviamo a Firenze alla 91esima edizione di Moda Pitti, una delle più grandi manifestazioni fieristiche dedicata al fashion e a tutto ciò che fa tendenza. Andiamo a scoprirla insieme. Su definizione del concetto de moda? Para mí la moda es una manera de expresar la identidad de cada persona. Gli sto chiedendo qual è la concezione della moda e mi ha detto che è un modo di identificare la personalità di ogni persona, quindi un'espressione interiore. Quali sono los colores de este año? Yo creo que para chica está volviendo muy fuerte el color rosa. Y tantas personas, tantas mujeres que a lo mejor no les gustaba este color, ahora se están atreviendo. Nella collezione di Mary Chey prevale il colore rosa e secondo le sue indicazioni ogni persona deve vestirsi seguendo la comodità e trovare in essa la giusta espressione. Cada uno se ponga e se vista con lo que le gusta, sin seguir las tendencias, es decir, ponerse los vestidos con los que se siente uno cómodo. Porque luego la imagen es mejor cuando te pones lo que te gusta, expresas mejor tu manera de vestir, ¿no? Non so come. Gracias por su presentación e il nostro viaggio nella moda continua. Siamo in compagnia di Samantha Jacob. Samantha, from where this bag? La sua collezione di borse viene prodotta in Italia con un design londinese. È la sesta volta che partecipa con entusiasmo a Pitti Immagine. Eccoci qua con Sophie e Marianne. This jewelry come from? Paris, from France. It's made in Paris. And, i gioielli provengono da Parigi. Tre anni fa l'azienda ha iniziato a produrre anche gioielli maschili. Is the first time that you come here? No, it's the third year. Sono diversi anni che partecipano alla manifestazione. Thank you. Abbiamo qui con noi Thomas. Thomas, nice shoes. Where you come from? Le scarpe provengono dalla Danimarca, Copenaghen. È la prima volta che si presenta a questa manifestazione ed è molto eccitato. Thanks. Eccoci con Christian. Beautiful shoes come from? From the UK. Le scarpe provengono dal Regno Unito. Is the first time you come here? Sono 5 anni che partecipa alla manifestazione. Can you show me a particular model of shoes? Yeah, there's two styles. This Gli articoli che ci sta mostrando vengono prodotti con tradizione e stile dal 1959, quindi una collezione basata sulla tradizione aziendale. We have what we call Solaverso, which is similar to Airwear, Dr. Martin. We made the first pair of Dr. Martins back in 1959, and this is now our product called Solaver. Very particular. Okay, you like it. Siamo in compagnia di Fabio. Fabio, parlaci un po' della tua collezione. Certo. La linea Mosca ha 4 anni, è rivolta ad un pubblico giovane, attuale, di professionisti che viaggiano in tutto il mondo, è un basico attualizzato, quindi i capi diciamo sono degli evergreen, non necessariamente uno deve comprarsi un capo e poi gettarlo la stagione dopo, può continuare a riutilizzarlo fino alla fine dei suoi giorni. Quindi l'eleganza fa da protagonista. Sì, certo, è un'eleganza molto, molto sottile, che non deve essere mostrata, deve essere un'eleganza sobria e diciamo basata principalmente sulla qualità e su dei prodotti intrinseci del capo.
E per quanto riguarda i colori? Beh, i colori di questa collezione sono il bianco, sono il blu, sono il beige e sono il giallo ocra. Ringraziamo Fabio per la sua intervista e noi proseguiamo il nostro viaggio. Eccoci qua con Farid. Sports gears? Yeah, so we do have the season shirts. So like plain and easy shirt with print. Per questa collezione semplici felpe, mix di football popolare, stile bizzarro e moderno. Proper football atwear with long and small and short sleeves. The most famous color is here. I will say orange. Il colore dominante è sicuramente l'arancio. Like bright color, I will say will be the kind of the trend for this season. Noi facciamo un capospalle in maglia, e tutto quello che vedete della nostra produzione è maglieria fatta da noi internamente, usando sia macchine da maglieria super moderne, sia vecchi telai a maglia che abbiamo recuperato, ristrutturato e utilizzato per reinventarci il capospalla, quindi la giacca ma fatta in maglia, che ha questa logica di vestibilità, di morbidezza, e si usa al posto di un cardigan ma veste perfettamente come una giacca, come puoi ben vedere. Quali sono le novità di quest'anno? Quest'anno abbiamo utilizzato dei filati molto particolari, delle ciniglie che vanno a prendere il posto dei velluti, quindi diventano all'aspetto visivo dei velluti, ma in realtà sono maglie, quindi molto elastiche e molto confortevoli. Il capo che non deve mai mancare nel guardaroba? Ah, chiaramente un doppio petto in tintunita, ma fatto con filati bouclé. Quindi leggerissimo, parliamo di una giacca che pesa 600 grammi scarsi, molto elastica, e tutta foderata sui davanti e invece molto molto leggera sui dietro. Per avere un comfort eccezionale. Ringraziamo Franco per la sua presentazione e continuiamo il nostro viaggio. Siamo in compagnia di Kavita Palmar. Kavita, quali sono le novità di quest'anno? Bueno, este año nosotros como marca siempre hemos dedicado a trabajar con el artesano. Este año hemos trabajado con un grupo de pastores que hacen la transhumancia todavía con la oveja merina y hemos creado una colección de jerseys hechos a mano donde se puede trazar la lana hasta la oveja. Kavita è entrata in comunicazione con un gruppo di pastori e insieme hanno creato una collezione basata sulla lavorazione della lana. Es muy importante recordar de dónde vienen las cosas porque es parte de quién somos. ¿Y la diferencia entre moda y el estilo? La moda es un poquito cuando ves un trend, una manera en cual todo el mundo está. Per lei la moda è un trend della collettività, ma non definisce l'individuo, mentre lo stile è qualcosa di molto più profondo e personale. Al planeta. Es muy importante para cada ser humano buscar su estilo. Tú puedes mirar la moda, pero debes buscar tu propio estilo. Y para mí esa es la diferencia. El estilo es muy personal, es quién eres. Es algo que hay que trabajarlo y que tiene muchos años de trabajo. El moda es lo que está saliendo ahora mismo, que todo el mundo lleva, el celebrity, el trend, que es interesante, pero realmente no define quién eres. El estilo es fundamental. Es una real expresión interior. Exactamente. Gracias por su presentación. Siamo in compagnia di Francesco. Francesco, parlaci un po' della tua collezione. Allora, ciao, innanzitutto buongiorno. Io rappresento St. Moritz negli Stati Uniti e quest'anno abbiamo, come sempre d'altra parte, una collezione fantastica di vari colori, lavorato con una lavorazione molto speciale su gran parte di quelli che sono i maglioni proposti, che è in garment dyed o in yard dyed, ciò significa che o viene
tinto il tessuto o il filo e riesce a mantenere da quest'anno una leggerezza per quelli che sono i materiali di pregio che vengono utilizzati, quali lane, alpaca, cashmere, tale da poter, pur indossando qualcosa di caldo, mantenerti addosso la morbidezza e la leggerezza del prodotto, senza quindi dover sentirti morire di caldo per quello che appunto è un indumento invernale. E abbiamo parecchi prodotti molto belli. A me preme dire che vendiamo a Barnes a New York e quindi il prodotto è molto molto forte. Le novità di questo anno? Allora, come ti dicevo, le novità di quest'anno sono una ricerca molto più approfondita da parte dell'ufficio stile per avere e per proporre alla clientela un prodotto che sia il più leggero ma allo stesso tempo confortevole e caldo rispetto agli anni passati, sempre mantenendo una ricerca per la qualità e un prezzo che è estremamente competitivo. Cos'è per te la moda? Ecco, fregato. Cos'è per me la moda? Io sinceramente credo che la moda sia, e non è facile, più che seguire la massa e seguire quello che ti viene proposto da tanti, cercare di sviluppare un tuo gusto personale e mantenendo le tue caratteristiche, il tuo io personale, riuscire a portarlo in giro tutti i giorni indossando quello che più ti fa sentire tranquillo a tuo agio, senza per forza dover ostentare o far credere agli altri di essere simile a quello o quell'altro. Più sei te e meglio andrai nella tua vita, la gente si ricorderà, perché è importante secondo me non tanto essere notati ma essere ricordati. Benissimo, ringraziamo Francesco per la sua presentazione. Grazie a te, buona giornata. Siamo in compagnia di Mami e Yoshi. Parlaci un po' della tua collezione. Punto forte sicuramente con la collezione estiva, quindi per questa collezione invernale hanno cercato comunque di fare rimanere qualcosa di molto tropicale, però cambiando materiale più invernale. Il capo più richiesto che non deve mai mancare nel guardaroba. Questi sono i capi che non devono mai mancare per questa collezione. Questa è stampa molto tropicale su materiale flanella. Questo è il logo di Paikasi, marchio Paikasi, palma, e poi è fatto ricamato a mano. Parliamo adesso di questa lavorazione così originale. Questa è fatta da un'azienda di Kyoto, Karacho, che fanno carta giapponese molto tradizionale, che è messo insieme a tessuto e poi creato questo particolare, molto particolare, camicia. Bene, li ringraziamo per la loro disponibilità e andiamo avanti con il nostro viaggio. Collezione, il marchio è Fefe Glamour Pochette. Noi ci occupiamo di accessori uomo e abbiamo rivisitato la nostra tradizione partenopea con una chiave molto più fresca, molto più diciamo gioiosa e giocosa. Sono 6 anni che il marchio è in vita e la collezione è composta da tantissime tipologie di accessori, come dalla pochette da taschino, come possiamo vedere qui, il papillon, la cravatta indubbiamente, esatto, la sciarperia, tutta una serie di lavoro di pelletteria, braccialetti, portachiavi, bretelle, tutto ciò diciamo che veste l'uomo dandy, quindi il ragazzo / l'uomo dandy.
L'eleganza e lo stile. Sì, assolutamente sì, l'eleganza, lo stile, il modo di differenziarsi, la volontà di differenziarsi, quindi il gemello in seta, il braccialetto in madreperla, l'occhiello così particolare, la pochette anche di un materiale un po' più diverso, non solo in seta ma anche in lana. E insomma c'è tanta roba che noi insomma nel corso degli anni poi abbiamo implementato e accresciuto all'interno della nostra collezione. E per quanto riguarda i colori? I colori, diciamo che i colori di quest'anno sono il blu, il verde e l'arancio, che vanno tantissimo, anche il rosso. Diciamo noi ogni anno, ogni stagione cambiamo sia colori che materiali, facciamo molto un lavoro sui materiali, chiaramente sull'invernale riusciamo a lavorare molto di più sulla lana diciamo lavorata, su una seta diciamo un po' più lavorata. I colori cerchiamo comunque di non utilizzare molto colori invernali, perché noi siamo il colore, noi lavoriamo molto sulla gioiosità, sul gioco, e quindi comunque smorire in inverno ci pare anche un po' brutto, quindi anche in inverno utilizziamo dei colori anche molto accesi come il blu, come il rosso, come l'arancio, come il giallo. Questo. Grazie mille a Stefano per la sua presentazione e per la sua disponibilità. Compagnia di Caroline, fantastic accessories. Where come from? It comes from Paris. Mm-hmm. And the most famous. Per questa collezione di accessori parigini di Caroline, il nero e l'argento sono i colori dominanti. And the silver. Mm-hmm. Thank you, Caroline. Thank you. Dal mondo della moda un saluto a tutti i telespettatori di Smart Television, la Smart TV per voi.